che se fischi te lo sempre. Volevo dirvi questo, che ci sono diversi modi di raccontare la vita. E credo che questo del musical sia uno dei modi più interessanti e anche più ricchi, perché unisce diversi linguaggi, come voi avete dimostrato. C'è il linguaggio della musica, c'è il linguaggio del ballo, c'è il linguaggio delle luci, c'è il linguaggio delle parole, quattro linguaggi. È difficile trovare qualcosa di analogo, cioè che tiene insieme quattro linguaggi. Però la vita è talmente ricca che forse ha bisogno di più linguaggi. E quindi questo, devo dire, è uno, questo del musical intendo, è uno di quei modi per raccontare la vita che a me personalmente piace di più, perché ha dentro tutti questi ingredienti. Bisogna fonderli bene, evidentemente, ma secondo me voi l'avete fatto molto bene, quindi di questo vi ringraziamo. Poi c'è un'altra cosa che volevo dire, che la vita la puoi raccontare in tante maniere. Bisognerebbe riuscire a raccontarla dando speranza. Però per dare speranza sul serio non bisogna togliere nulla alla drammaticità della vita, altrimenti diventa qualcosa di un po' così, ecco, no? Che ti prende un attimo. Ecco, questo ho particolarmente apprezzato, che quel messaggio di speranza che voi ci avete dato è passato però attraverso questo impegno a prendere sul serio l'aspetto drammatico della vita. E i nostri quattro lì che comparivano di tanto in tanto, loro sì, ci hanno ricordato che la vita ha un aspetto drammatico e che non è così semplice dire che c'è speranza. E invece questa speranza c'è, questa speranza che alla fine si esprime non attraverso tante parole, ma attraverso appunto quel presentarsi danzando di chi alla fine è capace di entrare in ogni realtà e di darle il giusto significato. Ecco, io l'ho intesa così, quindi vi ringrazio, perché credo che in questo modo voi abbiate contribuito a farci capire che dentro le pieghe comunque problematiche di un'esistenza che è quella di tutti noi c'è però qualcosa che viene dall'alto e che è bianco e che ci permette di non perdere mai quella speranza che dà alla vita la sua vera forma. Un inno, voi avete fatto un inno e di questo noi vi ringraziamo. Adesso se volete vi do una benedizione, posso darvi una benedizione? Ci alziamo tutti. La preghiera del Padre Nostro l'abbiamo già detta, in un modo direi tutto particolare, davvero unico, e allora sì, vi do la benedizione del Signore, ve la do volentieri. È la prima volta che io vedo i volti, intravedo i volti di ciascuno di voi, forse è la prima volta che voi vedete il mio dal vivo, forse, ecco, le foto sono dappertutto, quei manifesti mi fanno sempre un po' impressione quando li vedo. Ecco, ti affidiamo davvero al Signore, questa benedizione vi accompagni sempre, accompagni voi, accompagni Suor Maria Laura in particolare, ecco, e poi tutte le altre, ma poi anche voi ragazzi, ragazze, e anche tutti voi che siete qui. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Un altro applauso, ma di quelli potenti. Grazie, grazie.
permette che le togliamo il CD del musical, così mentre va su e giù per la provincia di Brescia ascolta Il Canto Invisibile. Grazie. Grazie.